Infatti oggi parliamo di percentuali. Si tratta di un'applicazione delle proporzioni che sono uno strumento che già maneggiate con disinvoltura, per cui penso non avrete difficoltà. Per giunta le percentuali voi le conoscete già perché io le uso per attribuire il voto. E sapete anche che lo scopo della percentuale è proprio quello di rendere tutti i rapporti confrontabili. Per esempio, dire che una persona ha preso 34 punti in un test non ci dice se è stato bravo o meno bravo, perché per avere un senso dovremmo sapere quanti punti prevedeva il test. 34 su 40 è molto bene, 34 su 100 è male. Di conseguenza, ogni volta che voi vedete la scheda col voto, trovate allegata la percentuale e quella è sempre confrontabile. Per calcolare la percentuale, adesso qua davanti a me ho una scheda che poi vi lascio anche come allegato nella Virtual Classroom. La parte più importante è questa, evidenziata in giallo. Si tratta della proporzione da scrivere per risolvere qualunque tipo di problema con le percentuali. Quindi la parte sta all'intero come il tasso, cioè il tot per cento, sta al 100%. A seconda di quali dati conoscete, poi inserite i numeri, l'unico che sarà sempre fisso sarà il 100, naturalmente. Se per esempio io devo calcolare l'8% di un determinato numero, che ne so, di 1200, allora qua l'intero sarà 1200, qua metterò 8 e mi calcolo la parte. E viceversa potrei avere problemi in cui è la parte l'incognita, conosco l'intero, conosco il tasso, risolve il problema. Ok, adesso passiamo ad un'altra scheda. Vi faccio vedere questa. Questa è la scheda che poi troverete come esercizi. Alcuni vi potranno sembrare un po' più difficili degli altri, solo per l'argomento di cui parlano. Per esempio questo, il numero 3. Ve lo leggo. Silvia, pediatra amica di Giulia, deve calcolare la percentuale di neutrofili, un particolare tipo di globuli bianchi, sapendo che nell'emocromo di un paziente questi sono 2100 per millimetro cubo e che il totale di leucociti è 4700 per millimetro cubo. Se la percentuale dei neutrofili è nella norma un valore compreso tra 60 e 70%, trova se il valore in questione rientra o no in quest'ambito. Così a occhio sembra difficile, ma in realtà è il contorno, l'ambito scientifico, medico, che ci può spaventare un po', ma in realtà non è niente di difficile. Ci sta dicendo che il valore dell'esame del sangue va bene se i neutrofili stanno tra il 60 e il 70%. E quindi noi, sapendo che questa persona ha 2100 neutrofili, su un totale di 4700 e dobbiamo calcolare la percentuale e capire se è compresa o no tra 60 e 70. Allora, in pratica, sarà da fare la proporzione dove questa è la parte 2100, questo è l'intero e vedremo cosa verrà fuori. Qua vedete il risultato dato dalla scheda. 37,50 significherà evidentemente che no, non è normale il risultato di questo esame del sangue. Anche se non siamo medici, possiamo dirlo. Un altro che forse potrebbe spaventarvi è questo, il numero 6. Ma anche qua è soltanto l'ambito che è quello dell'economia che ci fa un po' paura. Giuseppe vuole depositare 34.000 euro frutto di una vincita. Beato lui. La banca gli offre un tasso di interesse annuo del 2% se deposita fino a 20.000 e del 3% oltre questa cifra. Quanti soldi si ritroverà alla fine dell'anno? Allora, intanto ci dà due dati di tasso percentuale, però a noi questo 2 non interessa, perché se Giuseppe deposita 34.000 euro è chiaro che la banca gli darà il 3%. Quindi, allora, noi prima calcoleremo quant'è il 3% di 34.000 e poi applichiamo questa formula che ci scrivono loro, montante, che sarebbe il totale che si viene ad avere dopo che abbiamo lasciato la cifra in banca per un anno, uguale capitale, che è quello che abbiamo depositato, il signor Giuseppe ne ha depositati 34.000,
più l'interesse, che è quello che abbiamo trovato prima utilizzando la proporzione. In realtà, questo qui, il numero 5, che è più semplice a vedere il testo, anche perché è corto, però vale la pena che lo affrontiamo insieme. E mi sono già preparata qua, ho copiato il testo e mi sono ricopiata anche la proporzione, quella, questa qui, adesso ve la faccio rivedere, questa. Ok, torniamo qua. Allora, adesso io devo applicare questa proporzione scrivendo al posto delle formule i valori che conosco. Allora, io so che Giacomo ha pagato 250 euro dopo aver ottenuto una riduzione del 20%. Quindi lui non ha pagato il prezzo intero, ha pagato di meno. 250 è quello che ha pagato e quindi è la parte. Allora adesso vado qua, inserisco formula. No, scusate, ho sbagliato formula. Ok, eccola qua. Allora, la mia parte è, abbiamo detto, 250. Sta. L'intero, non lo so, anzi era quello che mi chiedono di trovare, quindi mettiamo X. Come? Adesso, attenzione, il tasso dal testo sembra essere 20. Ma pensiamoci bene. Questo è sì il tasso, ma il tasso di sconto, cioè quello che gli hanno tolto. Non corrisponde ai 250 euro che ha pagato. Chiediamoci, se mi tolgono il 20%, quanto pago? Beh, mi sembra ovvio che pago l'80%. E adesso c'è un'equazione, una proporzione, scusate, di semplice risoluzione, la sapete fare tutti, comunque la facciamo insieme. Scriviamo x uguale devo fare 250% per 100 fratto il medio che conosco, cioè 80. Facciamo un po' il calcolo. E otteniamo 312,50. Ok. E con questo il problema è fatto. Adesso provate anche voi, provate con gli altri. Ricordatevi appunto che questo era il numero 5, che quindi è già fatto. E poi ci vedremo, vi darò un appuntamento per un incontro su Zoom e eventualmente se vi resta qualche dubbio ne possiamo parlare. Bene, per il momento vi saluto, buon lavoro, arrivederci. E saluti a tutti.